Allora, la prima cosa, la più importante, l'ho detta all'inizio e la ribadisco adesso, è quella che fa tutta la differenza nel mondo, è mettersi nei panni del tuo target, della tribù, del tuo fan, del tuo potenziale cliente e cercare di pensare con la sua testa. Sei davanti al computer, c'hai questo problema. Cosa scriveresti? Dice, ma io non so manco che problema c'ha. Bisogna cominciare a pensare il tipo di pubblico, il tipo di persona che tu hai aiutato in passato, che hai aiutato recentemente, che si è complimentato perché tu sai queste cose. Chi è? Che problema c'ha? Quindi mettiti nei suoi panni, pensa con la sua testa, identifica come si esprimerebbe questa persona. Quindi direi, scrivi il problema. Così come il tuo target farebbe se avesse davanti un computer con il quale fare una ricerca su Google. Quindi scrivi il problema come fosse una ricerca su Google. Usa una frase semplice, essenziale. Sai, quando cerchi su Google anche tu non scrivi delle cose super arzigogolate. Senti Google, dimmi come si fa per favore ad andare. No, scrivi treno per Firenze, scrivi bed and breakfast a Roma centro, bed and breakfast a Roma Colosseo, sii specifico su quello che cerchi e quindi per il tuo problema sii sintetico, chiaro, usa 2, 3, 4, massimo 7, 8 parole per specificare il tuo problema. Identifica quindi poi bene quelli che sono le parole chiave. Le parole chiave potrebbero essere quei termini che caratterizzano proprio il problema. Ci può essere un verbo, un sostantivo o più verbi e più sostantivi che lo caratterizzano. Cerca di individuarli bene perché individuandoli possiamo poi andare a cercare le varie alternative per ognuno di questi. Direi che infatti il punto successivo è proprio trovare le varianti. Sia sui sostantivi che sui verbi. Cioè, se la mia frase è come acquistare in maniera sicura online, acquistare è uno dei termini chiave e in maniera sicura è un altro e online è la terza. Ma ognuno di questi ha delle varianti, perché acquistare potrei dirlo comprare o fare acquisti. Sono tutte alternative valide. In maniera sicura potrebbe essere senza farmi fregare, evitando le truffe. Tutti questi sono termini validi. Online potrebbe essere sul web, su internet. E quindi tutte queste combinazioni mi danno la possibilità di costruire delle frasi chiave. Che sono i miei riferimenti per farmi trovare. Dice, ma se ne vengono fuori tante, come faccio a scegliere? Andando a usare questi strumenti. E dove gli strumenti non ti sanno dare dati per la tua nicchia specifica, vedere le parole individuali, come funzionano meglio. Usano di più le persone. Cosa usano di più? Acquistare online o fare acquisti online o comprare online? Se vai da Google Trends, questo te lo dice. L'altra cosa che posso fare poi è andare a chiedere il più possibile, se non mi so immedesimare, vado a chiedere a chi conosco e fa parte di quella tribù. Chi in quella tribù già ci sta. Quindi glielo chiedo proprio, non suggerendogli le risposte. Scriveresti tu come fare acquisti online in maniera sicura? No. Se tu fossi davanti a Google e vuoi fare un acquisto online ma non l'hai mai fatto, cosa scriveresti per farti aiutare o per trovare una guida? Questo è quello che gli devi chiedere. Cos'altro? Puoi fare delle ricerche su Google e verificare le frasi e i termini A, utilizzati dalla concorrenza, B, utilizzati da chi fa pubblicità. Allora, quando faccio una ricerca su Google, usando le parole chiave che intercettano il mio problema, verranno dei risultati. Bene, guardo i risultati. Ci sono delle frasi o delle parole chiave che io non avevo considerato? Bene, le
prendo in considerazione. Poi guardo di lato. Ci sono delle pubblicità? Usano delle frasi o delle parole chiave o delle combinazioni che non avevo considerato? Bene, le prendo in considerazione anche a loro. Ok? Questo è il metodo giusto per procedere. Come frasi principali, come frasi chiave principali, in realtà c'è bisogno che ne trovi soltanto, secondo me, una o due, non di più. Invece, come frasi secondarie, nel senso che la mia nicchia è ricette alla birra, quindi ciò diciamo come frasi chiave principali ricette alla birra o come preparare ricette o come trovare ricette alla birra e anche piatti alla birra trovare, cucinare, trovare piatti alla birra. Queste mettiamo sono le mie due capisaldi principali. Poi dopo ciò le frasi chiave secondarie, che sono quelle legate a dei problemi più specifici, ricette per primi piatti alla birra, ricette per dolci alla birra, ricette, alla carne, ricette al pollo, ricette al pesce con la birra, cocktail con la birra. Quindi, per fare qui un esempio molto terra-terra, devo anche andare a individuare, prima di gettarmi nella mischia, tutte quelle che possono essere le frasi secondarie, le secondarie esigenze del mio pubblico, perché poi le potrò intercettare con dei contenuti particolari interessanti che soddisfano queste loro esigenze.